sottoporre ovviamente ai professori. Ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno speso tempo, sottraendolo ovviamente alle proprie attività per organizzare questo evento. In particolare vorrei ringraziare Filippo Abbate e Maria Luisa Visione, che non vedo in sala perché sono ancora impegnati. Ovviamente un ringraziamento doveroso va al professor Cesarato e di nuovo al professor Warren Mosler, che vorrei accogliere con un grande applauso e a cui vostro. Come vedete ho fissato il tempo, quindi ci limiteremo ai 30 minuti che ci hanno affidato. This will be the first presentation I've done sitting down. Questa sarà il mio primo discorso, la mia prima presentazione che tengo da seduto e non da in piedi. So I hope that doesn't confuse me. Spero appunto che non mi confonda la cosa perché non sono abituato. I've been asked to give a brief introduction for modern monetary theory, Mozart-economics, modern monetary. Ecco, mi è stato chiesto di farvi una breve introduzione sulla MMT, la Monetary Mislead Theory. And we'll keep it simple enough for most people. Cercherò appunto di essere molto intelligibile, in modo tale che tutti voi possiate capirla. Are there any central bankers here? Ci sono esponenti di banche centrali oggi qua in sala, al pubblico. Ok, so I don't have to keep it that simple. Allora non posso anche non limitarmi a farla troppo facile, ma anche insomma essere un po' più complicato. So that is the truth. Ed è della verità in effetti, perché per loro avrei dovuto semplificare. So the reason I'm here where MMT started. Ecco, il motivo per cui io sono qui oggi a parlarvi del incipit della MMT can be traced to my 1993 visit to Italy. Si rifà alla mia visita in Italia che feci nel 1993. During that crisis I met with Professor Luigi Spaventa at the Ministry of Finance. Ecco, nel corso di quella crisi mi incontrai per la prima volta con il professor Luigi Spaventa. And fortunately it was an internal crisis. E in effetti si trattava appunto di una crisi interna. And it took about 20 minutes to solve. E ci sono voluti diciamo una ventina di minuti per risolvere la situazione di crisi che si era creata in quel momento. This time it's much more difficult, it's an external problem. Questa volta invece la crisi è decisamente più difficile perché si tratta di un problema esterno. E da due anni a questa parte, insomma, ci ho dato dentro lottando e non da ridere per cercare di trovare la soluzione. Okay, I got out of school in 71 with a degree in economics. Mi sono laureato in economia e quindi ho terminato i miei studi nel 1971. That's 1971. Appunto, 1971, un po' di tempo fa. And I went into banking, had my first job collecting bad loans. E il mio primo lavoro era quello del recupero crediti per una banca. After a series of events, I wound up on Wall Street at Bankers Trust. E poi dopo una serie di peripezie sono arrivato a Wall Street in un Bankers Trust. One of the largest primary dealers in government securities. Che è uno dei gestori principali, almeno all'epoca era uno dei gestori principali dei titoli governativi. Where I became what you might call an insider in monetary operations. Ecco, lì sono diventato, potrei definirmi così, un insider in tutto quello che aveva a che vedere con le transazioni monetarie. I wound up starting my own investment firm in 1982. Nel 1982 ho aperto appunto la mia azienda di gestione fondi, And I still retain a 10% interest in that. E ho ancora un interesse, una partecipazione pari al 10%. Okay, so, shortly after the trip to Italy, I wrote a paper called Soft Currency Economics. Ho scritto Soft Currency Economics appena dopo il mio primo viaggio in Italia. And that still has pretty much everything you need to know about the MMT.
presentation. E se leggete questo testo, praticamente c'è tutto quello che avete bisogno di sapere per capire bene l'IMT. And subsequently I wrote some other papers that were published in the post-Keynesian journal. E poi ho fatto tutta una serie di pubblicazioni pubblicate sul post-Keynesian journal. And I did a book in 2010. E nel 2010 ho pubblicato un altro libro, which has been translated into Italian. Che è stato appunto già tradotto in italiano. Okay, so now let me quickly go through what it's all about. Adesso arriviamo al cuore della situazione. At first I thought what I was doing was just post-Keynesian. Allora, in prima battuta pensavo che tutto quello che stavo facendo fosse post-Keynesiano. But the post-Keynesians rejected it and said no. Però i sostenitori, coloro che insomma portavano avanti il discorso post-Keynesiano, mi hanno completamente sbattuto fuori dicendo che no, non era così. So that's why I'm not a post-Keynesian. Ecco perché non sono un post-Keynesiano. That's why I'm not a circuit theorist. Ecco perché non mi occupo neanche della circuit theory. I thought it was part of circuit theory, but they said no. Ah, pensavo di appunto anche poterci far parte, ma anche lì mi hanno detto di no. With the exception of Alan Kirk. Eccezione è stata appunto per professor Alan Kirk. Okay. So, I think the best way to start. You don't need to hear me. You don't speak English. No, cioè, there is, there's a lot of people. Non avete bisogno comunque di starmi ad ascoltare, perché comunque, anche se, diciamo, non parlate inglese, so I can stand up presto. No, but there's a lot of people who actually speak English, so it's better to speak in English. No, appunto, era per farvi sentire la sua voce. Testing. Yes, good. Okay, so... One of the first things I said was like, why does money have value? Allora, una delle prime cose che ho cominciato a studiare è stato il perché il denaro ha un valore. And the answer is because you can buy things. E la risposta più semplice è perché si possono acquistare beni. Well, why would anybody sell you anything for the money? Ma allora perché ci dovrebbe essere qualcuno che ti dà qualcosa in cambio di denaro? Because they can buy things. Perché a loro volta, incassando il denaro, possono acquistare altre cose. And on and on and on. E la cosa va avanti all'infinito. Well, of course, that's called an infinite regression. It makes no sense. E questa naturalmente potrebbe essere definita come una regressione all'infinito e non avrebbe senso. And they said, well, people need money. Poi altri sostengono che le persone abbiano bisogno del denaro. And a lot of people who are in jail want to get out, too. È come dire che tu stai in prigione e ovviamente se sei in prigione hai voglia di uscire dalla prigione. Just because you need something doesn't mean it's going to happen. Il fatto che tu abbia bisogno di qualcosa non significa che necessariamente questo qualcosa debba accadere. So it was obvious to me that the reason, the one thing behind all the money was that it was needed to pay taxes. Allora, una cosa che mi apparsa ovvia da subito è che tutto questo desiderio smodato di avere dei soldi era perché con questo, con questo denaro si potessero pagare le tasse, le imposte. E basta fare un esempio appunto per aiutarvi a capire che cosa, di che cosa sto parlando. So I'm the government and I want to provision myself. Allora, se io sono il governo e mi voglio coprire, I want all of you to stay afterwards and help clean the floor. Vorrei che tutti voi, per esempio, e ve lo ordino, alzaste in piedi, veniste qua giù e cominciaste a pulire il pavimento. I could ask the volunteers, but I'm not sure that would work. Potrei anche chiedere se ci sono dei volontari, però non sono sicuro che la cosa funzionerebbe, perché in genere ce ne sono pochi. Okay, so I come up with another way to get this done. Allora, trovo un altro modo per far fare a voi quello che io voglio che facciate. This is my business card. Questo è il mio biglietto da visita. And I tell you, I will pay you with these cards to come clean up my floor. E vi dico, guardate, con questo biglietto da visita io vi pago se scendete qua e pulite il pavimento. Still nobody coming to clean the floor. Non verrebbe nessuno a pulire il pavimento, suppongo. Now I have one more rule. Allora, un'altra cosa. There's only one door out of this room. C'è solamente una porta, per esempio, in this questa sala, supponiamo. This is just pretend, don't get scared. Ecco. C'è qualcuno che si spaventa, ma insomma, supponiamo che ci sia solo una via di uscita da questo salone. Però c'è un uomo che ha una pistola in mano e che lavora per me davanti alla porta. And you can't get out of here without one of my cards. E
la regola dice che non vi fanno uscire se non avete in mano il mio biglietto di visita. Now you're all what is called unemployed. Adesso siete per definizione tutti disoccupati. Now you need that job cleaning the floor to get out of this room. Okay. Avete bisogno di svolgere quelle attività di lavoro, di pulire il pavimento per poter uscire dalla sala. Can you hear that all the way up the back? Riuscite a sentirmi anche nelle ultime file? Right. Perfetto. Okay, so you can feel what it's like to be unemployed. In modo tale da poter avere, darvi la sensazione di che cosa significa non avere un lavoro, essere dei disoccupati. Now when I offer a job, I'll give you a card for working for 15 minutes. Da disoccupati io vi offro un lavoro, vi dico, per 15 minuti svolgete questo lavoro, io vi pago con la mia, il mio biglietto da visita. People will come to work, I'll pay the card and they can leave the room and pay the tax. Chiunque viene giù, svolge un'attività di lavoro, può essere pagato, lascia questa sala pagando una tassa. Now notice, I don't need to collect the tax to be able to spend. Notate, non ho bisogno di avere i proventi pagati dalle imposte per poter spendere. In fact, I spend first and then I collect the tax. In effetti ciò che accade è che io prima spendo e poi invece mi prendo le tasse. How can it work any other way? Ma come potrebbe funzionare in un altro modo questo meccanismo? It's the same in the real economy. E questo meccanismo di fatto è un meccanismo analogo a quello che succede nell'economia reale. US dollars that can be used to pay taxes come from the government. I dollari che vengono impiegati per assolvere l'obbligo della imposizione fiscale vengono dal governo. And it's a little more complicated. Forse è un pochino più complesso che non così. A close examination shows the euro needed to pay taxes come from the central bank system. Però, se esaminiamo la situazione più da vicino, ci accorgiamo che di fatto è il sistema delle banche centrali che in genere ha bisogno di assolvere al pagamento delle imposte. Now, every member of parliament, every member of the US Congress, qualsiasi deputato, appunto qualsiasi membro del Congresso americano, è assolutamente convinto di dover avere il vostro denaro per essere in grado poi di spendere per voi. Quindi devono tassarvi per riuscire ad avere i dollari per poter spendere questi dollari per voi. Noi sappiamo invece che questo denaro deve venire o dal governo o dagli enti dal governo designati e quindi a questo preposti. In the United States, the government has designated the Treasury and the Fed to do this. Appunto il Fed e il Ministero del Tesoro sono gli enti designati dal governo americano per far questo. We'll explain Europe a little later. E questa cosa ve la spiego un pochino più tardi, fra qualche minuto. No, when I talk to insiders inside the Federal Reserve. Allora, quando parlo con l'insider, cioè funzionari della Federal Reserve, they say, of course you're right. Mi dicono tutti, naturalmente hai ragione. They use big words. Ovviamente lo dicono con molti paroloni. They say, yes, we can't do a reserve add before we do a reserve trend. E dice, certamente non possiamo aggiungere denaro prima che non ci sia, dobbiamo prima fare un prelievo fiscale. In other words, the Treasury can't get dollars from the economy until after the Federal Reserve puts them in the economy. In altre parole, il Tesoro non può avere denaro dall'economia a meno che non sia la Federal Reserve che dia questo denaro prima, che lo renda disponibile. In other words, I can't collect my tax until after I spend the money. Cioè, sarebbe come dire che io non posso avere la possibilità di avere accesso al denaro raccolto sotto forma di imposte fiscali a meno che non abbia prima speso questo denaro. If I wanted to borrow my cards from you, like the government borrows money. Se volessi, per esempio, farmi prestare il mio biglietto da visita da voi, come fa il governo quando vi chiede del denaro in prestito, I can't borrow them until after I spend the money. Non posso chiederle in prestito fino a che non ho speso questo denaro, perché altrimenti questo denaro non sarebbe disponibile. That was an early insight from MMT. Ecco, questo è stata la prima cosa, il primo accento sul quale si è concentrata la MMT. The other one is that I recognize that me, the government. L'altra cosa è che devo riconoscere che io, in quanto governo, I have a monopoly on these.
charge that you need to pay tax. Ho un monopolio, detengo un monopolio, perché sono io che ho questo biglietto da visita, che è quello di cui voi avete bisogno se dovete pagare le tasse. It's not a market situation, this is forced. Questa non è una situazione di mercato, questa è semplicemente un passo obbligatorio che viene imposto su di noi. I decide what you're worth. Nel senso che sono io che decido, per esempio, quanto vale questo biglietto da visita. If I say I'll pay one card for 1 hour of work, se dico che una di questi biglietti da visita vale un'ora di lavoro, some of you don't want to work for an hour. E per esempio qualcuno di voi non ha intenzione di lavorare per un'ora, maybe you can buy one from somebody else who works 2 hours. Magari potete acquistare un biglietto da visita da qualcuno che ha lavorato invece 2 ore. How much would you have to pay to buy a car? E quanto dovreste pagare questa persona perché vi venda questo biglietto da visita? It would be whatever the market thinks 1 hour of work is worth. Il pagamento sarà definito da quello che il mercato pensa che valga quell'ora di lavoro, quindi in base ad un accordo che voi stipulate. Se invece però io dicessi questo biglietto da visita vale una giornata di lavoro e non più un'ora di lavoro semplicemente, now that card's gonna cost you a lot more. Se volete comprarlo vi costerà molto di più. I say I'll pay 10 cards for 1 hour's work, it's going to cost you a lot less. E se invece dico per un'ora di lavoro vi pago 10 biglietti da visita, ovviamente il suo costo sarà decisamente inferiore. Monopoly is not about the market, that's what you learn in your first micro course. Ecco, nel primo piccolo corso la cosa che si impara immediatamente è che il monopolio non è il mercato. Very important insight. E questa è una cosa molto importante. That the price level, what is casually called inflation, nella MMT è che il livello di prezzo, cioè quello che comunemente si chiama inflazione anche, the price level is necessarily a function of prices paid by government. E il livello di prezzi deve essere necessariamente in funzione del prezzo che il governo paga qualcosa. Government sets the terms of exchange, whether they know it or not. È il governo che fissa i termini di scambio, che lo faccia consciamente oppure no. That's because you need the cards, they got it. Semplicemente perché voi avete bisogno di questo biglietto da visita e loro ce l'hanno questo biglietto. The dollars, yen, euro, pay taxes come from the government. Cioè i dollari, gli yen, gli euro che servono per assolvere gli obblighi fiscali vengono dai governi. Okay. This also means I can't run out of money. Questo significa anche che non posso permettermi di rimanere senza soldi. I mean, I guess I could. Cards, right? Si potrebbe, però insomma, sono i miei biglietti da visita questi, no? So how does President Obama say the US government is run out of money? Allora, come ha fatto il Presidente Obama a sostenere che a un certo momento il governo americano non avesse più accesso a denaro fresco? Quando il governo spende o devolve dei fondi, non usa neanche la carta moneta o comunque la valuta, non basta un bonifico, un trasferimento bancario. Candidate Mitt Romney said, we've run out of money and we're borrowing from China. Il Romney, che è candidato alla presidenza, diceva, non abbiamo più soldi, ce li dobbiamo far prestare ai cinesi. You all know that the government spends first, then if they want to they can borrow back their own money. Sapete benissimo che quello che succede è che prima il governo spende del denaro e poi se il governo desidera può tranquillamente riottenerlo in prestito questo denaro, che sia dalla Cina o da chiunque altro. Il problema della valuta non presuppone dei ricavi, non ha assolutamente alcun senso parlare di introiti prima delle spese. Now in Europe, that's the European Central Bank.
In Europa, ovviamente, che controlla tutto questo è la Banca Centrale Europea. It would have been natural to extend that to the member nations, but they decided not to do it deliberately. Ovviamente sarebbe stato un bel gesto se la Banca Centrale Europea avesse esteso questa possibilità anche alle altre banche centrali degli Stati membri, però hanno deciso molto gentilmente che non fosse il caso. And that's what's caused all the interest rate problems. E questo ha causato tutte le problematiche relative ai tassi di interesse. Which I'm sure we'll talk about later. Che di fatto sarà un argomento della nostra conversazione tra qualche minuto. But notice last year when the ECB spent maybe a trillion euro for bank liquidity. Allora, l'anno scorso la BCE, attraverso le sue misure, ha speso un trilione di euro mettendolo a disposizione sotto forma di liquido. Did anybody ask where they got it? Nessuno, a nessuno è venuto in mente di chiedere da dove diavolo sono andati a prendere questi soldi. Of course not. Certo che no. They just typed it in. L'hanno semplicemente inserito una cifra in un computer. Data entry on your own books. Ovviamente caricare dei dati sul proprio computer. They didn't tax anybody or borrow it from Germany. Non era denaro che veniva dalle imposte fiscali, oppure non se lo sono certo fatto prestare dalla Germania questo denaro. I don't think. Was anybody here taxed by the European Central Bank? Qualcuno ha avuto una tassa specifica imposta dalla Banca Centrale Europea? Qualcuno di voi? No. Penso proprio di no. Okay. So, let me talk about unemployment and then trade, and then I'll be finished with the introduction. Adesso, per finire la mia introduzione, vorrei parlare un attimo e della disoccupazione e del commercio. So everybody's unemployed until I offer the jobs. Allora, praticamente tutti siete disoccupati finché io o qualcuno non vi offre un lavoro. My tax causes the unemployment and then my jobs pay people what they wanted to get out. Quindi sono le tasse che causano la disoccupazione e poi bisogna essere pagati o pagare una certa cifra per riuscire a guadagnare l'uscita e uscire dalla strada. So if I offer this job to anyone who wants, but there is no more unemployment. Allora, se offrissi questo lavoro a chiunque voglia di prenderselo, non ci sarebbe più disoccupazione. Ok, we're gonna have a little bit of math in this class. Adesso trasformiamo questa mia presentazione un po' in una lezione di matematica. So let's say there's 100 people in the room. Supponiamo che ci siano 100 persone in questa sala. Keep the math easy. Così che, insomma, teniamo i calcoli semplici. Non c'è. And I decide I'm going to spend 90 bucks. E io decido di spendere 90 dei miei biglietti da visita. At least 10 people are in serious trouble. Beh, ci saranno almeno 10 persone fra di voi che avranno dei problemi grossi. At the end of the day, 10 people are not going to be able to get a car. Perché? Perché poi alla fine della nostra giornata di lavoro 10 di voi non avranno la possibilità di avere il biglietto da visita che vi permetterà di uscire da questa sala. I don't care if they have advanced university degrees in polishing the floor, they're not going to be able to get out. Insomma, indipendentemente dal vostro curriculum scolastico, dalle lauree che avete o robe del genere, non potrete uscire da questa sala perché non avete il biglietto da visita. You can make all the structural reforms you want. Fate tutte le riforme strutturali possibili e immaginabili. But if the tax is 100 and I only spend 90, I know that there's going to be 10 people looking for jobs and can't find them. Se siete 100, io ho 90 biglietti da visita, l'assioma è che 10 di voi cercheranno un lavoro che non riescono a trovare. 100 minus 90 equals 10. Facilissimo, 100 meno 90 uguale a 10. Right. Okay. Now, let's say, to make it more like the real world, everybody wants to save a car. Allora, per farla sembrare più questa situazione più analoga al mondo reale, diciamo che tutti lavorano anche per risparmiare, no? Per mettere da parte questa, questo biglietto da visita. Why do people save? Perché la gente risparmia? Well, if you've got a euro in your pocket, that's it. Se uno si ritrova un euro in tasca, è una forma di risparmio. I used to have a euro in my pocket before Elizabeth went shopping. Ecco, prima di andare a far shopping con mia moglie avevo qualche euro in tasca, adesso magari un po' meno. La gente risparmia per tutta una serie di motivazioni, perché devi andare in pensione, per questo, per quello. The Bank of Japan saves euro out of its exporters,
La banca del Giappone per esempio risparmia euro per aiutare, diciamo, coadiuvare i propri esportatori a esportare meglio, eccetera. So let's say you all want to save one card. Ecco, supponiamo che tutti voi vogliate risparmiare uno di questi biglietti da visita. To take home with you afterwards. Perché ve lo volete portare a casa una volta usciti da qui. To prove to your husband or wife that you really were listening to economics all afternoon. Per provare a vostro marito, a vostra moglie, ai vostri compagni, insomma, che eravate davvero, siete venuti davvero qui ad ascoltare una lezione di economia e non siete andati altrove. Ok, everybody got it? You need two cards. Allora, avete bisogno di questi due biglietti da visita. Now when I offer cards to do the job, how many am I going to spend? Allora, se offro un biglietto da visita per fare questo lavoro di pulire il pavimento, quanto spenderò? At least 200 cards. Almeno 200 di questi. 100 people, two cards each, more mathematics. Allora, se siete in 100 e ciascuno di voi deve avere due di questi biglietti, la matematica vi dice che ce ne vogliono 200. I'll give the central bankers another second to figure it out. Coloro, i funzionari delle banche centrali che sono qui presenti oggi hanno a disposizione qualche secondo extra per cercare di capire una cosa. Ok, so 200 cards. Quindi, pay one to the tax man and you take one home. 200 di questi biglietti da visita, 100 per pagare in uscita e 100 perché li portate a casa. And I just violated the European Union. In questo modo però cosa ho fatto? Ho violato palesemente le leggi dell'Unione Europea. I spent 200, I only collected 100. Perché ho speso 200 e ne ho raccolti solo 100. Bad. Ok, il massimo della negatività. Ok, that is, I ran a deficit. Vale a dire, c'è stato un deficit e la responsabilità dell'aver creato questo deficit è mia. I'm the government, I spent 200, I only taxed 100. Perché se sono il governo, ho speso 200, ho elevato imposte fiscali solo per 100. My deficit is your savings. Quindi il mio deficit rappresenta il vostro risparmio. Exactly to the last card. Proprio esattamente fino all'ultima lira. I spent 200, I collected 100, I know there's 100 cards in savings. Se ho speso 200 e ne ho riavute 100 indietro, so che ci sono 100 biglietti da visita sotto forma di risparmio. Let's say I limit my spending to 150 cards. Supponiamo che appunto limito la mia spesa a 150 di questi biglietti. What's gonna happen? Che cosa succederà? After everybody's cleaned the floor and walked out of the room, dopo che vi, insomma, vi siete dati da fare a pulire il pavimento e siete riusciti a uscire, still 50 people waiting for more jobs to earn their cards. Ci sono ancora 50 di voi che sono qui, che non escono, aspettano di avere un altro lavoro perché vogliono questo biglietto in più. You got that? You need 200. There's only 150 to be earned. Be short. Il bisogno è 200, ce ne sono solo 150 disponibili e ce ne sono quindi 50 da guadagnarsi ancora. If there's any unemployment left after I've done whatever I do. E se c'è ancora qualcuno che è disoccupato dopo aver fatto tutto ciò che abbiamo si doveva fare. People looking for more work to earn cars. Quindi gente che vuole lavorare di più perché vuole assicurarsi il biglietto da visita in più. That's the evidence. Beh, quella è la prova conclamata. That I haven't spent enough. Che non ho speso a sufficienza. To cover the tax and the savings desire. Per coprire e i bisogni fiscali e i bisogni dei risparmiatori. How do I get rid of the unemployment? Allora, come riusciamo a liberarci da questo problema della disoccupazione? I offer more work, or I lower the tax. O offro più lavoro o abbasso le imposte. How hard is that? È difficile. Ok, 2.5 minutes for trade. Allora, 2 minuti e mezzo ancora per parlare del commercio. Think of your real wealth. Ecco, pensate alla vostra ricchezza reale. It's a big pile of goods and services. È un coacervo di beni e di servizi. The bigger the pile, the more you have. Più grandi sono questi beni, quindi più numerosi sono questi beni, più numerosi sono i servizi, meglio. How big is your pile? Allora, quanto sarà grande questa vostra torta fatta di beni e servizi? So your real wealth is everything you produce yourself domestically.
Allora, la vostra ricchezza reale è tutto ciò che voi producete all'interno del vostro paese. Ovviamente, se tutti si prodigano lavorando, avendo quindi un prodotto, un output, la torta si farà sempre più grande. Plus everything the rest of the world wants to send you, that makes the pile bigger. Più tutto il resto che vi viene mandato da tutti gli altri paesi del mondo fa aumentare ancora di più la dimensione della torta. That's called imports. E questi si chiamano importazioni. Makes the pile bigger. La torta diventa più grande. Minus exports, minus whatever you have. Però bisogna sottrarre le esportazioni, cioè tutto quello che uscirà dal vostro paese. Economics is the opposite of religion. L'economia è esattamente il contrario della religione. It's better to receive than to give. È meglio ricevere che non dare in economia. You want to make your pile big. Se vuoi che la tua torta diventi più grossa. If you can send one Ferrari to Germany and get four Mercedes, that's good. Se si riesce, per esempio, a mandare una Ferrari in Germania e riottenere in cambio quattro Mercedes, va bene. If you can send one Ferrari to Germany and get five Mercedes, that's better. E se però uno manda una Ferrari in Germania e di Mercedes ne danno cinque, è ancora meglio. And then a very important political problem. E poi c'è un problema politico molto importante. Who has to work all day to build a Ferrari? Ma chi deve lavorare tutto il giorno per costruire la Ferrari? And who gets to drive the Mercedes all day? E chi invece guiderà la Mercedes che si hanno di scambio? And I'm going to cut my introduction short at my 30-minute level and leave it at that. A questo punto mi arresto qui, sono passati 30 minuti e il mio discorso introduttivo lo finiamo qua. There'll be lots more later, and thank you very much. Vi dirò di più tardi, vi ringrazio per il momento. Senti, a questo punto una responsabilità, perché questi italiani sono più noiosi dei professori stranieri, quindi le cose saranno più noiose. In realtà voglio premettere che sono d'accordo con tutto quello che il professor Mosler ha detto. Assolutamente. Quello che cercherò di fare è quello, dato che così sono qualche volta stato chiamato a rappresentare la scuola dei colossi italiani, le scuole dei colossi italiane, ho fatto una breve rassegna di cosa c'è oltre l'MMT, che forse molti di voi già conoscono. La scuola teodossa, quindi se c'è una teodossia c'è una ortodossia, dell'ortodossia non parliamo, diciamo l'ortodossia è quella che spesso nel linguaggio di mass media chiamiamo il liberismo, l'SFR, naturalmente ci sono poi delle strutture teoriche molto complesse dietro quello di vista liberista o dell'SFR. Ma di questo non parliamo, anche se io accenderò all'importanza che non solo diciamo delle cose eterodosse, quelle presentate dal professor Mosler, che in realtà, se posso permettermi, sono hanno un ascendente in Keynes, del più grande economista del Novecento, e in particolare a uno dei primi seguaci di Keynes, che è Alba Wegener. Quindi questo per anche nobilitare quello che questo Mosler ha fatto. È molto importante che nella storia del pensiero vengano riscoperte delle cose, cioè dire c'è dietro questo Mosler, c'è Alba Wegener, che è un grossissimo economista, non è sminuire questo Mosler, è dire si riscoprono.
Quindi dire che dietro le cose che ha detto Mosler c'è la sua scendente di non è perché è molto importante che nella storia del pensiero economico vengano riscoperte e riproposte delle cose. E che una persona è molto intelligente perché vuol dire che ha lavorato autonomamente, poi è incappato in qualche autore, magari in 30, 40, 50 anni prima, di queste cose che io sto immaginando già sono state pensate da qualcuno, quindi non ci sto più alla originalità. Però ecco, volevo cercare di. Ho scritto questo in inglese, ma tanto lui pensando che magari il nostro poteva guardare, ma non hai la traduzione di questa specie. Allora, quali sono, fuori diciamo, oltre all'MMT, quali altre scuole eterodosse possiamo identificare, quali tradizioni eterodosse possiamo identificare? Di cui secondo me appunto l'MMT è una parte, ma è molto importante avere la consapevolezza che ecco, c'è anche nell'altro di complementare, non di necessità, c'è sempre dibattito, c'è sempre discussione, ma diciamo la prima tradizione che viene in mente è naturalmente il marxismo. Il marxismo è la prima grossa tradizione teodossa che vedremo poi accenderò in seguito si rifà in realtà per molti versi al pensiero di quello che era stato uno dei più grandi economisti prima di Marx, vado a dire allora cosa ci dice il marxismo di eterodosso? Beh, ci dice varie cose. In primo luogo i profitti nascono dallo sfruttamento. I profitti corrispondono, nel modo con cui ragionava Marx, i profitti dei capitalisti, derivano, sono una parte della giornata lavorativa che il lavoratore eroga, ma che non viene pagato al lavoratore. Quindi questa è qualcosa di estremamente, tra l'altro ritroviamo anche dell'economista borghese appena citato, Henri Ricardo, a cui Marx si rifaceva, a cui Marx partiva. Quindi il fatto che l'esistenza dello sfruttamento in Marx fosse basata in fondo sulle teorie di Ricardo, che era il più grande economista borghese insieme a Smith precedente, rendeva Marx un personaggio, e anche Ricardo in un certo senso, un personaggio estremamente pericoloso. Perché i profitti non erano un diritto naturale, non c'era nessuna ragione per cui i salari dovessero gravitare verso un livello di sussistenza, e quindi c'era il nascente movimento operaio aveva tutti i motivi per contestare il capitalismo. Ripeto, le teorie di Marx basate su Ricardo, sulle teorie di un economista borghese. Nessuno poteva accusare Marx di essersi inventato una teoria Locke per dire il capitalismo è tutto. Usava la teoria di Ricardo. Troviamo inoltre in Marx delle anticipazioni di Keynes, vale a dire il capitalismo ha dei problemi di domanda. Vale a dire, questi problemi di domanda, cioè problemi di smaltimento delle merci, sono legati proprio ai problemi, proprio alla distribuzione ineguale del reddito del capitalismo. Cioè il capitalismo, come diciamo in Italia, chi ha i denti per mangiare non ha il pane, chi ha il pane non ha i denti, vale a dire la distribuzione, i capitalisti vogliono tenere bassi i salari per avere elevati profitti, ma la gran parte della domanda di beni proviene dai salariati. Quindi è una contraddizione intima del capitalismo che vorrebbe tenere i salari bassi, ma questo si danneggia allo stesso tempo perché si rovina il mercato. No, dice Marx, ciascun capitalista dovrebbe lui pagare i bassi salari, ma che gli altri li pagassero alti. Così c'è la domanda di beni. Una terza cosa importante
tradizione marxista è l'esercito industriale di riserva. Qualcuno di voi lo conosce, qualcuno no, è l'idea che il capitalismo per funzionare abbia bisogno di una elevata disoccupazione. Quindi in realtà la disoccupazione dell'esempio del professor Mosler può essere combattuta, lo Stato ha gli strumenti potenziali per combattere la disoccupazione, ma non lo si vuole fare. E perché? Perché la disoccupazione è il principale strumento di disciplina sociale che esiste. Con la piena, come nella cosiddetta epoca d'oro del capitalismo, quindi due, gli anni 50, gli anni 60 e parte degli anni 70, esattamente la modalità analoga che questo Mosler ha semplificato, ma gli stati si sono impegnati alla piena occupazione. Questo però ha portato a indisciplina delle fabbriche, ha portato anche in fondo gli studenti che non erano tanto preoccupati, ossessionati dal lavoro d'oro, oggi tutti studiate con tra l'altro che ho insegnato in questa facoltà l'anno scorso, ho fatto decine, centinaia di ore di lezioni in quest'aula. Ora gli studenti studiano ossessionati, ossessi dal problema del lavoro. 20 anni fa, 30 anni fa se ne fregavano, chiedevano cultura, chiedevano dibattiti, studiavano quello che gli piaceva, perché il lavoro tanto dopo si trovava, ci mette un anno di più a fare l'università, ma lavoro c'è. Cioè, la piena occupazione porta in disciplina sociale. La teoria di Marx incontra dei problemi molto seri. Marx usa, qualcuno di voi l'avesse già nominato, la teoria del valore del lavoro, che non funziona. Quindi Marx incontra dei problemi analitici, adesso nel caso di entrarci, su cui si attaccarono. La teoria che oggi è dominante nasce alla fine dell'Ottocento, non è quella di Kant, è un'altra teoria. Max parte da Ricciardo, quindi teorici di questa teoria oggi dominante che si chiama marginalista o neoclassica attaccano Marx su questi problemi analitici che Marx incontra. Vedremo come questi problemi che Marx capisce molto bene perché è molto intelligente, e vedremo come qualcuno ha pensato di risolvere. Negli anni 30 c'è la rivoluzione, fino agli anni 30 la rivoluzione keynesiana, no, in qualche modo anche collegata alla crisi economica degli anni 30. In Keynes anche troviamo le idee che abbiamo già trovato in Marx, vale a dire che il capitalismo, la distribuzione ineguale del reddito nel capitalismo porta dei problemi di domanda. Il capitalismo non riesce a smaltire tutta la produzione potenziale perché chi ha i denti non ha i soldi per comprare il pane. Una maniera un pochino più complessa, Keynes mette in luce una problematica più specifica, adesso forse mi ricorda chi l'economia ne ha masticato un po' di più, in questi molti qui penso l'hanno masticata, e cioè non c'è nessun meccanismo dell'economia automatico per cui quello che la gente risparmia non spende, se la gente non spende che è il problema, perché non si vende se la gente non spende, non c'è nessun meccanismo automatico per cui il risparmio delle persone si traduce in investimenti. Diciamo l'ideale è che quello che la gente non spende è assorbito dalle imprese, se le imprese lo spendano per acquistare beni di investimento. Ci sono anche altre cose interessanti, ma più tecniche, in Keynes, per esempio il tasso di interesse come fenomeno monetario, ma soprattutto ci interessa qui l'idea che lo Stato deve intervenire nell'economia a sostegno della domanda aggregata. Cioè lo Stato può spendere, e qui vengono tutte le verità keynesiane che vi ha esposto il professor Mosler. Vale a dire, lo Stato spende
e sono altrettanto convinto di quello che ha detto il professor Mosler, lo Stato non spende, non deve imporre tasse o raccogliere, mettere bot o titoli di Stato per raccogliere i soldi e poi spendere. Lo Stato spende creando moneta, creando potere d'acquisto. Questo potere d'acquisto genera reddito e occupazione. Questa spesa del governo può essere poi in particolare in realtà lavoro diretto ai disoccupati, pure spesa in opere pubbliche, in welfare state, in armamenti, a tutto questo che è lavoro e occupazione. Questo genera reddito. Con il reddito le persone pagheranno le tasse nella misura decisa dal governo, o eventualmente compreranno i titoli di Stato emessi dal governo, ma lo faranno, ecco, questo terribile incubo del debito pubblico. Per questo queste verità dell'MMT sono importanti. Che, ripeto, che belle cose l'MMT ne fa proprio un cavallo di battaglia, ma sono patrimonio di tutti gli economisti eterodossi. Il debito pubblico non è una mostruosità che lo Stato ci impone. Debito pubblico, la gente i titoli li ha comprati volontariamente, e quindi se li ha comprati volontariamente significa che aveva dei risparmi che da qualche parte voleva collocare. Questi risparmi peraltro sono maturati proprio perché lo Stato ha speso all'inizio. Quindi debito pubblico non è questo demonio. C'è un'altra tradizione economica che voglio brevemente richiamare, che è quella, diciamo, dal lato dell'offerta. Vale a dire, non è che gli economisti keynesiani dicono che è tutto un problema di domanda, cioè basta tenere sulla domanda, abbiamo risolto tutti i problemi economici. No, ci sono dei problemi anche di offerta. L'idea degli economisti eterodossi in genere è che lo Stato abbia un ruolo decisivo anche nel guidare lo sviluppo economico dal lato dell'offerta, con le politiche industriali. Questo fa parte della tradizione, prima di Ricardo Smith, la tradizione mercantilista, è la tradizione di Friedrich List, grande economista tedesco, un po' precedente alla prima metà del 1800, che sicuramente è il padre dello sviluppo economico tedesco. Per sviluppare la propria industria devi fare un po' di protezionismo, devi proteggere la tua industria nascente. List si scaglia contro Adam Smith e dice: Adam Smith, tu difendi il liberismo perché sei inglese. Voi inglesi avete, che siete il paese più sviluppato, certo che siete liberi del liberismo, perché volete che gli altri paesi aprano i loro mercati e sicché comprano le vostre merci. Ma noi tedeschi non cadiamo nel tranello, noi vogliamo fare un po' di protezionismo, dare tempo alla nostra industria di svilupparsi. E insomma, List è stato molto studiato in Giappone, in Sud Corea, in tutti i paesi che si sono sviluppati. L'ultima esponente cristiana, una celebre molto brava, è Marianna Mazzucato, è il Science Policy Research Unit dell'Università del Sussex. Chiunque voglia leggersi qualcosa di updated su intervento pubblico dal lato dell'offerta, lei è molto, molto brava. La Germania è stato mercantilista perfetto, il governo tedesco è il comitato d'affari, veramente, ma quando la Merkel, visita dalla Cina, ci vanno dalla Merkel, lo staff di ministri, 2000 imprenditori, cioè lo Stato tedesco si occupa veramente della propria economia. In seguito alla rivoluzione keynesiana, negli anni 50, 60, specialmente 70, si sono sviluppate moltissime teorie non ortodosse, teorie post-keynesiane, talvolta chiamate, che ha nominato il Mosler. Di quali argomenti si sono occupate queste teorie eterodosse? Naturalmente teorie eterodosse che in un clima universitario, in un clima sociale che era molto infuocato, specie negli anni 60 e parte degli anni 70, erano
sostenuta a gran voce dagli studenti, e in particolare in Italia, negli anni 60 e 70, gli economisti eterodossi avevano legami profondissimi con il movimento operaio. Un'università, una facoltà di economia a Modena fu fondata sostanzialmente da alcuni economisti eterodossi all'inizio degli anni 70 e come si chiamava FLM, la FLM era l'Unione dei Tessi Sindacali Metalmeccanici, FIOM, FIM, WILM, allora erano molto uniti, e i metalmeccanici e gli economisti eterodossi fondarono la facoltà universitaria. Oggi non rimane questo che nulla a Modena di quell'epoca, ma fu un'epoca veramente in cui, ecco, quali argomenti hanno sviluppato queste teorie eterodosse? Beh, intanto la spiegazione dello sviluppo economico. Keynes aveva argomentato che gli investimenti non dipendevano dai risparmi, come argomenta la teoria ortodossa, però aveva argomentato Keynes, diciamo, per il breve periodo, lo sforzo della teoria non ortodossa è stato di estendere l'indipendenza degli investimenti dai risparmi a lungo periodo. Quindi l'idea di Keynes è simile a quella di Mosler. Mosler ha detto è la spesa dello Stato che determina la crescita del reddito e il risparmio delle persone. Lo Stato emette dei biglietti da visita di Mosler, la gente vuole spendere per uscire, non vuole risparmia. Se Mosler non li avesse fatti lavorare a pulire la stanza, Mosler è lo Stato in questo caso. La stessa cosa vale per gli investimenti, sono le banche che finanziano gli investimenti degli imprenditori creando moneta, e infatti è il secondo filone importante, la teoria della moneta endogena. Le banche creano moneta finanziando gli investimenti, come creano moneta? Se voi andate in banca e chiedete un mutuo, chiaro che non ve lo danno perché siete disoccupati, lavoratori precari, ma supponiamo, è un'ipotesi sempre adesso più astratta, che abbiate un permanent job, che abbiate un lavoro vero, no, questa è un'ipotesi ormai eroica, direbbero gli economisti, supponiamo che abbiate un lavoro vero, la banca vi concede il mutuo, lo fa il direttore di banca, che cosa fa? Apre un deposito a vostro favore. Non è che il direttore di banca, quando vi concede 150.000 euro di mutuo per comprarvi la casa, telefona e dice: ma qualcuno ha risparmiato 150.000 euro così li presto al signore? Mai! Lui apre un confido, o se siete un creditore ha un fido nei vostri confronti, quindi crea moneta. Questa moneta, una volta spesa, genera reddito, e quello genera risparmi, quindi alla fine qualcuno depositerà anche, la banca scoprirà anche dei risparmi, ma la banca può creare moneta, può finanziare la spesa. E questo è molto importante, quindi un filone molto importante è questo perseguito dagli economisti ortodossi, è questo della crescita endogena. Io dal punto di vista teorico ho ancora difficoltà, l'argomento credo che vada ancora, certamente Warner ha le molto più chiare delle mie, ma io credo che vada ancora sviscerate come, diciamo, l'MMT, cioè la moneta come creatura dello Stato, stia insieme, talvolta chiamato verticalismo, no? Verticalismo sta con la teoria della moneta endogena, qui sono piuttosto le banche che creano moneta, ma io credo che ha fatto un lavoro di chiarificazione, non siano assolutamente cose opposte. Attenzione, una cosa più importante è la teoria della moneta endogena, non basta qualsiasi banchiere, io non ho questo parere negativo che ha Warren sui banchieri centrali, i banchieri centrali capiscono spesso più degli economisti accademici, nel senso molti, io penso la maggior parte dei banchieri centrali capisce che la moneta è endogena. Qualche giorno fa la Bank of England ha pubblicato, oggi gira anche su Facebook, però l'ha messo su Facebook, Bank of England ha pubblicato un
un articolo in cui diceva, spiegava la rete endogena, quindi non per i banchieri centrali, scusate, l'economista, la BCE ha pubblicato un articolo sulla rivista post-keynesiana sostenendo la moneta più importante della BCE, la moneta endogena, quindi anche se gli economisti neoclassici condividono l'endogenità della moneta, quindi è un fatto, semplicemente un fatto. Perché lui ha fatto economia, moltiplicatore dei depositi bancari è una spiegaggine, ma se il banchiere centrale può avere avuto Bank of England, dice, certo, è ovvio la spiegaggine. Però ecco, non basta la moneta endogena per spiegare la teoria neoclassica, ecco, un neoclassico potrebbe ammettere. Ecco, qual è il contributo, poi cerco, prendo altri 5 minuti, a me non avevano messo limiti di tempo, non so perché, ma prendo altri 5-10 minuti di tempo. Qual è il contributo italiano a tutto questo? Beh, il contributo italiano è lo SEAF, principalmente, non l'unico. Io scherzo con i grandi intellettuali italiani del Novecento, lasciò l'Italia perché personalmente inviso a Mussolini, grande amico Schiava Gramsci in carcere, amico e mentore di Wittgenstein, chiamato a Cambridge da Keynes, insomma, insieme a Keynes gli unici due premi Nobel dell'economia, cioè che ricevono una medaglia dall'Accademia Svedese delle Scienze, il Nobel dell'economia rilasciato dalla banca di Svezia, non dall'Accademia Reale delle Scienze, cosa diversa. Quali sono i contributi di SEAF? Il primo è il recupero del punto di vista degli economisti classici. Cioè, SEAF riparte da dove Marx aveva lasciato. Molti economisti risolvono i problemi della teoria del valore del lavoro di Marx, abbandonano la teoria del valore del lavoro, ma dimostra in una maniera diversa, ma sempre nella scia di Riccardo di Marx, che i profitti nascono dallo sfruttamento e che quindi non c'è una distribuzione naturale del reddito. La distribuzione del reddito per salari e profitti dipende dai rapporti di forza tra le classi sociali. E per questo i capitalisti vogliono una disoccupazione alta per indebolire il potere dei sindacati del lavoro. La seconda contributo di SEAF, che fece un polverone enorme negli anni 60 e 70 nelle più importanti riviste internazionali, è la critica alla teoria neoclassica del capitale. Ora qui la cosa si fa un pochino più tecnica, ma questa è una SEAF trova dei problemi analitici, teorici, non anche ideologici, non parliamo del capitale in termini a scatto ideologici, però dei problemi analitici nel cuore della teoria neoclassica. Qui in Africa c'è il mio collega Fabio Petri, uno dei più importanti esperti mondiali, di Serafiano, di questa critica alla teoria del capitale neoclassica, e negli Stati Uniti si mobilita addirittura la famosa MIT, i migliori economisti, Paul Samuels, che era il più importante economista americano, che la famosa controversia tra due Cambridge, perché a Cambridge in Inghilterra c'era SEAF e c'erano i suoi allievi italiani, Galiliani, Basiletti, e quindi c'è questa fortissima, e in buona misura anche Samuels lo riconosce, che gli economisti italiani, la Cambridge inglese, la Cambridge americana è questa, ci ha posto l'MIT, la Cambridge inglese, l'economista italiano, la Cambridge inglese era ragione. Poi però questi risultati vengono messi scaffali molto alti e non se ne parla più nelle università, perché sono risultati che danno molto fastidio, perché non c'è ragione se non ideologica in cui la teoria classica si nega. E questo risultato di SEAF rafforza anche molto Keynes, perché possiamo prendere Keynes e con i risultati di SEAF togliere via tutti i residui, le scorie neoclassiche che sono in Keynes, che lo indeboliscono, e avere un Keynes, da cui dico che è dietro e anche l'MMT, pulito dalle scorie neoclassiche, che SEAF ci permette di cacciare via. Un'altra
un altro, un buon sito, diciamo, puntuale un po' di queste cose è Naked Keynesianism, che è un sito di Mattias Pegnen, un economista brasiliano, insieme agli Stati Uniti, argentino, così, un altro importante contributo italiano, che poi tendo a magari fermarmi qui, è il circuito monetario, il monetario di Augusto Graziani, scomparso almeno da pochi mesi. Io personalmente ho molte riserve sul circuito monetario, anche se sto lavorando, ho cercato di mettere insieme il circuito monetario con delle altre cose, mi sembrano interessanti. Certamente una cosa che dovete leggere è il libro di Augusto Graziani, il catalogo di volumi ieri sull'economia italiana, quello è un must se volete capire la storia dell'economia italiana nel dopoguerra. Sull'MT, ecco, la cosa che mi piace di più dell'MT è punto centrale fatto da Mosca. Lo Stato spende prima di raccogliere le tasse e di emettere i titoli. E naturalmente poi è interessante altre cose più tecniche, mette titoli per controllare il tasso di interesse. Che di nuovo sono cose che hanno dei passi di Kalecki, che dicono esattamente le stesse cose, ma questo non va a demerito di chi ha riscoperto queste cose, anche Sraffa ha riscoperto il tanto, e non per questo Sraffa viene sminuito, perché no, è anzi importante avere degli antecedenti nobili, perché significa che certe proposizioni sono state abbandonate non perché erano sbagliate, ma perché magari davano fastidio. Ci sono delle perplessità su questo. Tecnicamente voi sapete che segue l'MT, gli MT consolidano Tesoro e Banca Centrale, siccome nei fatti però Tesoro e Banca Centrale sono tra virgolette indipendenti, io credo che vadano, per essere più convincenti, vadano articolate le relazioni tra Banca Centrale e Tesoro, pur essendo vero, ripeto, ieri lo Stato spende prima di tassare le credito, però articolare esattamente questo come accade in un mondo in cui Tesoro e Banca Centrale non sono esattamente consolidati. Io ho abbastanza simpatia per quello che capisco, un paper di Marc Lavoie, che io, se fate Google Marc Lavoie MMT, lo trovate, in cui cerca di articolare questa posizione dell'MMT in un mondo in cui Tesoro e Banca Centrale non sono consolidati. Non per, io penso assolutamente, Marc Lavoie è una persona deliziosa, quanto gentile, quanto Warren Mosler. Ok, io direi, vado solamente al punto in cui forse mi sento di più, e cioè mi sembra che qualche volta i Modern Monetary Theory trascurino quello che secondo gli economisti eterodossi è il vero problema, che è il vincolo estero. Vale a dire, un paese che abbia la propria moneta sovrana, se questa moneta sovrana non è quella che gli economisti chiamano la reserve currency, la reserve currency è una moneta che tutti accettano per i pagamenti internazionali, tutti accettano di essere pagati in dollari, tutti accettano di essere pagati in euro, perché sono monete che puoi tenere come riserva, perché è come se avessi oro, diciamo, hai del tuo, la tua cassaforte è qualcosa che tutti accettano per i pagamenti, quindi qua l'accetto. Se però tu non emetti questa moneta sovrana, se potessimo tornare la lira, avessimo la lira, noi non potevamo pagare le nostre importazioni in lire. Dovevamo pagare in dollari, o in marchi, o in franchi svizzeri, insomma, in monete tipicamente in dollari. O comunque la lira non è accettata, può darsi che ti vende le merci accetti lire, ma poi vuoi cambiare. Certamente in dollari, nessuno ci tiene a tenersi le lire. Quindi, ahimè, questo è quindi il vero
come ti focacci le lire, scusate, come ti focacci i dollari? Poi esportando, e quindi esportare, ahimè, certo ci piacerebbe che gli altri ci donassero i loro beni e noi non avessimo nulla in cambio, ma ahimè dobbiamo esportare per acquisire, dobbiamo esportare per acquisire i dollari con cui pagare le importazioni, oppure ti devi indebitare, ma in qualche modo questo è il vero problema della crescita economica, in cui le esportazioni, la tua capacità di esportare, diventa un vincolo alla tua crescita. Naturalmente con la flessibilità del cambio ti puoi aiutare, ma anche lì forse delle volte si trovano affermazioni un po' frettolose dell'MMT, basta avere i cambi flessibili, abbiamo risolto i problemi. Cioè, i cambi flessibili hanno a loro volta dei problemi, anche se io fondamentalmente sono dei cambi perfettamente aggiustabili, come sapete, non sono molto favorevole all'euro, per esempio. Ma io direi che c'è molto. E non dimenticatevi che sono stato io quello che pensava che la MMT fosse post-keynesiana. Ma sono stati i post-keynesiani che hanno detto di no, non sono stato io pensavo che lo fosse. Quindi non ci siamo mai pregati, per favore, fammi essere un post-keynesiano. Allora, adesso vi voglio fare un esempio per farvi capire che cosa è successo da 80 anni a questa data, cioè dall'avvento di Keynes. Praticamente facciamo la gara Keynes contro i classici. Allora, i classici sostengono, per avere un'economia libera devi mantenere il governo fuori dai giochi. Non ci vogliono sindacati, non ci vogliono monopoli di nessun genere. Free competition. E ci vuole la libera concorrenza. Markets will clear and there will be no unemployment. In questo modo si ripulirà il mercato e non ci sarà più disoccupazione. In fact, all their models assume no unemployment. E in effetti il loro modello presuppone che non ci sia. If you have any unemployment, you better start looking for a monopoly in there somewhere. E anzi, se c'è, se si verifica la disoccupazione, bisogna andare a cercare un monopolio perché da qualche parte se ne nasconde uno. Ovviamente i primi ad essere monopolisti sono sempre i sindacati, non è vero? Keynes came along and said, poi arriva Keynes che dice, even without a monopoly, anche senza un monopolio, you can still have unemployment. Comunque ci può ancora essere la disoccupazione. The classics said impossible. I classici hanno ribattuto impossibile. Keynes said no because of what happens in the monetary system. E Keynes dice no, invece è possibile perché guardate quello che succede nell'ambito del sistema monetario. Back to what the professor said. Per ritornare a ciò che il professore diceva. If somebody doesn't spend their income, se qualcuno non spende il proprio reddito, non si riesce a fare abbastanza fatturato, in questo caso non ci sono vendite, quindi si ha la disoccupazione. And income is wages plus profits. E ovviamente il reddito è salari più utile. So if the capitalists get big profits and don't spend them, allora, se i capitalisti fanno un sacco di utile e questo utile non lo spendono, not enough money to buy the output. E non abbiamo poi abbastanza soldi per acquistarci la via d'uscita. Well,
Now, I would take issue with the idea that capitalists don't work hard for their profit. Ecco, non voglio stare qui a parlare del fatto che i capitalisti non si danno da fare, non lavorano sufficientemente e quindi non si guadagnerebbero il loro utile. They work very hard in Brussels lobbying the government. Lavorano, si danno da fare un sacco a fare le lobby di Bruxelles con i loro rispettivi governi. Okay. So, presumo che siamo tutti d'accordo. So we have the classic saying, without monopoly, there's no employment. Allora, i classici dicono, senza monopolio, non c'è. E Keynes invece dice, senza monopolio si può comunque avere la disoccupazione. Right? Chi avrà ragione? I said they're both right. Io sostengo che entrambi hanno ragione. The currency itself is a monopoly. La valuta, la moneta stessa è un monopolio. I classici non hanno mai riconosciuto che la moneta sia un monopolio. Keynes ha descritto la moneta come se fosse un monopolio, però non l'ha mai definita chiamandola apertamente monopolio. E ovviamente se avessimo parlato di monopolio chiaramente l'avremmo detto altrettanto chiaramente. So they were talking past each other. Quindi praticamente uno smentiva l'altro. And 8 years later they still are. E 80 anni dopo siamo ancora allo stesso punto. Yes, a monopoly causes unemployment. Sì, è il monopolio che causa la disoccupazione. Just like the classics said. Proprio come sostenevano i classici. E quindi il monopolio è la valuta, è la moneta. Just like Keynes described. Proprio come diceva Keynes. When a monopolist restricts supply, you get excess capacity. E ovviamente quando si stringono i cordoni della borsa da parte del monopolista si ha una capacità in eccesso. When I don't spend enough cards for you to pay the tax and to save. Se non spendo abbastanza biglietti da visita per permettervi di pagare le tasse e di risparmiare, sto restringendo l'offerta e ci saranno 50 di voi che ancora sono lì ad aspettare di trovare un lavoro. E quindi è il monopolio che causa la disoccupazione. Ok, now what about Marx? Allora, Marx. I just had a discussion with another. Ho appena avuto più o meno la stessa discussione con un altro docente e mi corregga pure se mi sbaglio, non sono uno storico, però Marx non si occupa mai di discutere il ruolo dell'imposizione fiscale rispetto alla situazione della disoccupazione. Però noi sappiamo che l'imposizione fiscale è la causa della disoccupazione. That's the whole point of taxation. E in effetti il nucleo del problema sta proprio qui. Nessuno di voi è disoccupato nel senso che nessuno di voi sta cercando di guadagnarsi il mio denaro. Fino a che non troverete un funzionario fiscale con la pistola in mano il cui compito è quello appunto di rendere operative le misure. Vedete tutto il retro di questo biglietto da visita, guardate. C'è oro, che voi sappiate. No. Still need the card. Non c'è oro, però avete comunque bisogno di questo pezzo di carta. It's not about the gold, it's about the tax. Quindi il problema non è tanto l'oro, quanto le tasse. I don't think Marx recognized the role of taxation without foot. E non credo che Marx abbia mai riconosciuto un ruolo dell'imposizione fiscale rispetto in rapporto alla disoccupazione. Not that he was wrong, he just never got that far. Non dico che si fosse sbagliato, semplicemente non c'è mai arrivato lì. And I agree with Ricardo that labor is not a fair game. E sono d'accordo con Riccardo che dice che appunto la manodopera non è un gioco equo. As anybody would learn in the first week of game theory.
Ovviamente questo lo imparereste nella vostra prima settimana di apprendimento della game theory. People need to work to be able to eat. La gente deve lavorare, ha bisogno di lavorare per essere in grado di potersi nutrire, per mangiare. Again, ultimately because of the tax. E in ultima analisi questo a causa delle tasse. But business doesn't have to hire anybody unless they can make a profit that they want. Invece una qualsiasi attività messa in piedi da nuovo non ha necessariamente bisogno di assumere niente o di assumere nessuno se già fa dell'utile. Labor is in a disadvantaged position when bargaining for that reason. Quindi la forza lavoro si trova in posizione svantaggiata se si ritrova in una situazione di contrattualità. Labor has to work or die. Business only hires if they think they can make a profit. Ovviamente la forza lavoro o lavora o muore, mentre invece diciamo gli imprenditori basta che guadagnino. So game theory would tell us wages will go to subsistence levels if there's no support. La game theory ci dice che il livello salariale va a tassi di mera sopravvivenza se non esiste un sostegno da qualche parte. And sure enough, for the last 35 years in the United States. E per parlare della situazione degli Stati Uniti d'America vi posso assicurare che negli ultimi 35 anni, beginning with Jimmy Carter, iniziando con un democratico Jimmy Carter, support for labor was removed, il sostegno alla forza lavoro se n'è andato, è stato tolto completamente, and real wages have stagnated the whole time. E c'è stata una stagnazione in termini di livelli salariali reali per tutto il periodo. All the productivity gains flowed up the profits. E tutto ciò che si era guadagnato in termini di produttività è stato riversato nell'utile. To a record 11% of GDP last year. E infatti siamo arrivati a livello record dell'11.3% di PIL l'anno scorso. Keynes talked about a demand problem. Poi Keynes sì, ha parlato anche del problema della domanda. And let's see, what I want to say here. Is that in the is the language that people use? E quello che voglio dire qui è che bisogna stare attenti al tipo, diciamo, di gergo che le persone impiegano. It's government can do something to help fix the unemployment. Ecco, quando diciamo il governo può far qualcosa perché aiuti la risoluzione del problema della disoccupazione. I know government caused the unemployment. Io so benissimo che è il governo invece che causa la disoccupazione. It was the tax that caused the unemployment. Sono appunto il livello di aliquota fiscale o di imposizione fiscale che causa la disoccupazione. What sense is it to put on a tax that creates more unemployed people than you want to hire? Ecco, che senso ha elevare un'imposta che crea più disoccupati di quanti tu non voglia assumere? I'm not going to put a tax on you and then not give you enough to earn money. Non posso farvi pagare una tassa e poi non darvi la possibilità di guadagnare abbastanza soldi per pagarla. If I didn't want to hire you to clean the floor, I would put the tax on to begin with. Se non avessi voluto che voi veniste qui a pulire questo pavimento, non avrei elevato una tassa dall'inizio. Government is public infrastructure for public purpose. Quindi il governo mette su delle infrastrutture pubbliche per scopi pubblici. It's like the Olympic runner, okay, you're running, you're champion running. È come il corridore olimpico, non il campione olimpico di corsa. And then somebody puts a plastic bag over your head. Se improvvisamente, intanto che corre, ti mettono una borsa di plastica in testa, now you can't run. Non ce la fai più a correre, perché non riesci più a respirare. They say, well, take the plastic bag off the person's head. Allora, la soluzione è ovviamente di togliersi la borsa di plastica dal capo. They say that's adding stimulus to the person. Vale a dire, in altre parole, aggiungi degli stimoli a questo essere umano, no? You're not adding stimulus, you're removing drag. Facendo questa cosa, non stai stimolando l'essere umano, stai semplicemente rimuovendo un grande ostacolo. So we're not asking government to add stimulus and help this weak economy. Quindi non stiamo cercando di chiedere ai governi di aggiungere, diciamo, pacchetti di incentivi, di stimoli per salvare l'economia. Stop doing what you're doing to make it weak. Vogliamo semplicemente dire al governo smetti di fare quello che stai facendo perché stai indebolendo la situazione.
in that we used to be on the gold standard. Ecco, spostandoci ancora, facendo un passo avanti, abbiamo un altro problema qui. In the 1933, aspettavo di capire cos'era successo. Nel 33 e nel 34, the United States shut down a closed banking system. Gli Stati Uniti d'America hanno messo in piedi un sistema bancario assolutamente chiuso. We had 8,000 banks. Avevamo 8,000 banche. We reopened with only 4,000 banks. Abbiamo riaperto dopo la crisi con solamente 4,000 banche. And at the same time we were off the gold standard. E allo stesso tempo eravamo completamente fuori.